21 metri e 43 centimetri, Caltanissetta è il suo record, il cannolo più lungo del mondo. Un momento di festa per la città e per tutta la macchina organizzativa, da Risto World agli enti, istituzioni e privati che hanno collaborato. Presenti anche le autorità in piazza Garibaldi per l'evento, durante il quale è stato anche ricordato l'11 settembre. Ci hanno provato i pasticceri nisseni da tutta la Sicilia e ci sono riusciti. Sarebbe bastato molto meno per superare il record precedente, ma la squadra, capitanata dal maestro pasticcere nonché cavaliere Lillo De Fraia, ha puntato in alto verso un record che sarà difficile da battere. Finalmente stanotte posso dormire tranquillo, ma però non dormirò perché la stanchezza delle gambe non mi farà dormire lo stesso. Sono felice che abbiamo raggiunto il record, sono felice perché c'è stato, diciamo, l'aiuto di tutti, tutti siamo stati partecipi e collaborativi. La città mi vuole bene, io voglio bene alla città e dico che tutti insieme abbiamo lottato per dare paternità a questo cannolo che, leggenda o non leggenda, adesso abbiamo dato un titolo di maestà, e sua maestà è il cannolo di Caltanissetta, qualche cosa, diciamo, abbiamo dato di appartenenza, quindi dobbiamo dare un futuro che tutto come non deve finire qua assolutamente, ma dobbiamo dare un seguito col prendere il cannolo di Caltanissetta, che sarà appunto un 10 centimetri, 80 grammi, che dobbiamo farlo conoscere, mangiare e gustare in tutto il mondo. 400 kg di ricotta, compresa la buccia, saremo più di 500 kg. Numerosi professionisti, dai più giovani alle mani più esperte, che hanno dato il loro contributo. Almeno 120, tanto che siamo tanti che adesso diventeremo pochi, perché a dare a mangiare a queste migliaia di persone diventeranno poche, faremo fatica. È una festa per la Sicilia, è una festa per le nostre eccellenze, è una festa per questa città, e questa folla festante intorno a noi lo dimostra. È un successo per il territorio, perché è attraverso le nostre eccellenze enogastronomiche e agroalimentari che la Sicilia costruisce il suo futuro. Se la Sicilia vuole un grande futuro, deve guardare e imparare dal suo passato. Viva la Sicilia e viva il cannolo e viva Caltanissetta! Tanti nisseni che hanno affollato il centro storico in attesa di degustare il cannolo di Caltanissetta, che aveva appena conquistato il record, e di condividere così un momento di orgoglio per l'intera città. Un'azione bellissima che risalta la città di Caltanissetta. Speriamo che ce ne saranno altre per condividere questo evento speciale che ci rappresenta in tutto il mondo. È una bella iniziativa, così almeno tutto il mondo conosce che a Caltanissetta attualmente ha il Guinness dei primati per il cannolo più lungo del mondo.